guardo mano Anisa, prima si non si guarda, poi si mangia. Vista bene. Era buona. Bene, vedi, tu non ti fidi, ma hai registrato la sua pancia. Ok, manca. Vediamo, tutti l'avete riconosciuto? Sì. Ma siete bravissimi! La parte sopra la tagliate così. Guardate bene. Siete. Ok, la girate e tagliate dall'altra parte. Testa e base. Ok? Siete? La incidete leggermente. Poi la pelate così. Ci siete qua e con il coltello si fanno degli effetti più sottili possibili, facendo sempre attenzione alla data della vita. Ok, siamo, avete visto? Ok, accendete la piastra, un pizzico di sale, un pizzico di olio. Un pizzico d'olio. La cosa che è importante è che il sale e il condimento, che sia olio, burro, chi l'ha messo, va bene così, appassisca e faccia cuocere leggermente le cipolle. Vedete? Si può scegliere le cipolle. Se voi chiudete gli occhi, provate a sentire l'odore e sentite che cosa diventa dolce. Rompete due uova con ogni singola bacinella. Adesso ognuno di voi dovrebbe avere un pochino di prezzemolo. Fate un foglio di prezzemolo che mettete sul tagliere. Con la forchetta. Siamo, dove state? Avete il cucchiaio di legno, vero? Cercate di togliere tutto quello che rimane nella ciotola. E arrivate lo ordini verso l'interno, in modo da farla leggermente più piccola. Vedete? Allora il risultato dovrebbe essere un composto che si muove molto bene. Bellissimo.
Adesso tagliate la metà e date la metà al vostro compagno. Non complichiamoci con la vita. La dobbiamo tagliare con la metà. Fate delle strisce. A questo punto ogni fetta senza sovrappollo che diventa più difficile, glielo taglio a strisce. Vedete? Vedete? Ci siamo? Questi dadini li mettete nella padella antiaderente. Stanno cadendo tutte. Si appoggia sul tagliere e si schiaccia. Ma quanto? Lo tagliate a metà nel senso verticale e vi togliete l'anima interna. Sottili, 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 sottili. Quale mettiamo le testa? No, lo mettete nel pentolino. Vedete? Bene, 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 aggiungi il cappello e olive subito, via. Secondo me è già pronto il tuo film. Ma dovete tagliarle a fettine o sbaglio? No, le olive. Cos'è che avete fatto? Abbiamo vinto! Deve essere anche buona, non basta che sia cotta! C'è già l'acqua, no? Pronta? Quando è pronto, sì. È pronto! L'appoggiate in modo che sia fissa, in modo che riusciate a tagliarla e la tagliate a fettine. Ascoltate, dovete tagliarla a fettine sottili però. Dovete accendere, guardate. Fateli piano, fateli dare una mano, magari ognuno degli assistenti, magari se si riesce a seguire una o due postazioni, in modo da fare delle fettine. Ci siamo? Però invece di diritto. Arrivo. Fare questo movimento con un pochino di olio dentro e ci mettete
il pollo dentro. Giorgio, metti, non lanciare. Giorgio. Lo rompete sul bordo e avrete questo che casca giù, ok? Voi fate di qua e di là finché questo casca tutto. Avete il tuorlo, lo buttate nello zucchero. Aggiungete la farina allo zucchero e alle uova. Avete una cosa di questo genere? Sì. Sì? Tu? Prova. Hai messo tutta la farina? Sì. Ok. Ci siete? Siamo tutti? Siamo? Aspetta. Ma io la porta.